Bentornate e bentornati con le previsioni a cura di MeteoOne. Una blanda depressione continua a coinvolgere l'estremo sud Italia, Calabria e Sicilia, come possiamo vedere dal satellite. Mentre da occidente un promontorio anticiclonico portatore di bel tempo e temperature miti sta conquistando tutta l'Europa fino all'Inghilterra. Immaginate che in questi giorni la Gran Bretagna, avvezza a temperature prettamente autunnali in questo periodo, sarà catapultata nuovamente in estate. Colpo di coda estivo che interesserà anche la nostra penisola e che riporterà le temperature ben al di sopra della media stagionale. Questo evento è anche conosciuto come ottobrata, cioè un periodo caldo che ricade usualmente nei primi giorni di ottobre. Ma attenzione, avremo temperature calde al mattino, ma la sera le minime saranno abbastanza fresche. Questo fenomeno ricade sotto il nome di inversione termica, cioè un forte sbalzo tra temperatura massima e minima. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre due regioni, per martedì 27 settembre. Come possiamo vedere dalla grafica, avremo solamente qualche nube in più nelle zone interne della Puglia e del Materano e Potentino, mentre nel resto delle due regioni splenderà il sole. Le temperature risulteranno in aumento di 1-2 gradi sia nelle massime che nelle minime. Come già detto, intensa l'inversione termica tra il giorno e la notte. Venti deboli dai quadranti orientali, con rinforzi sul Salento. Mari da poco mossi a calmi. Ed ora ecco la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Trono Cosimo, che ha fotografato il bellissimo tramonto a Torre Lapillo e Porto Cesareo, in provincia di Lecce. L'effetto dell'ingrandimento del sole è dovuto grazie all'utilizzo di un tele da 500 mm a circa un chilometro di distanza. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleappula, oppure alle email che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.